Questo mito potrebbe avere un sottotitolo: la devozione coniugale fino alla fine. Si racconta che un giorno, presso la casa di due amabili vecchietti, che vivevano in un tugurio molto modesto, con le piccole piante che circondavano la loro abitazione, arrivarono due ospiti, che furono immediatamente accolti, non sapendo che invece quei due ospiti erano Giove e Mercurio. I vecchietti si misero a darsi da fare e occuparono tutto lo spazio possibile della loro modesta casetta, tirando fuori un piccolo tavolo che aveva tre piedi e uno barcollante, pulirono il tutto con foglie di menta aromatica e cominciarono a preparare quel poco di cibo che avevano a disposizione. I vecchietti portarono sul tavolo anche dei frutti, tra cui della frutta secca, i fichi secchi, le noci, e soprattutto il vecchietto tirò fuori dalla cucina un dorso di maiale affumicato, ne tagliò due fettine e lo mise a cuocere insieme alle verdure di bosco che avevano già lavato. Presero le piccole coppe di legno che avevano e misero su quel poco di vino che avevano. Ad un certo punto Bauci, la moglie, si accorge che queste coppe non si svuotavano mai. Si rende conto che c'è qualche cosa di strano, c'è un tocco di vino. Si inginocchiano e riveritamente salutano gli dèi. Giove si manifesta e dice che apprezza immensamente l'ospitalità dei due padroni di casa, perché tutti gli altri uomini li hanno respinti, anzi loro hanno addirittura offerto di poter riposare. Filemone e Bauci, contentissimo, vorrebbero preparare qualcosa in più e inseguono l'unica oca che hanno per poterla macellare. L'oca scappa e Giove dice: non vi preoccupate, lasciatela vivere, l'avete fatto già abbastanza, ci riposeremo. Come premio della vostra affettuosità vi libereremo dalla minaccia che incombe sugli uomini che sono stati cattivi con noi. Vi porteremo sulla cima di un monte e vedrete che cosa avverrà. I due vecchietti salirono lentamente sulla cima del colle e insieme a Giove e Mercurio assistettero ad un diluvio universale che coprì tutta la zona dove loro abitavano e anche la loro casetta che veniva distrutta. I due coniugi si rammaricarono. Giove rassicurò i due coniugi anziani e disse che la loro casa sarebbe diventata, dopo il diluvio, un tempio e loro sarebbero stati i custodi. A questo punto chiede qual è il desiderio che vogliono esprimere per essere scampati a questa immane disgrazia. E i due coniugi all'unisono dicono che volevano continuare a vivere insieme e soprattutto morire insieme. Giove annuì e dopodiché scesero nel fondovalle, tutto si era ripristinato, la loro casetta era stata in parte restaurata magicamente per opera degli dèi e i due coniugi entrarono in questa casa. Siccome il desiderio era quello di concludere la loro vita insieme, Filemone dice: sento che le mie forze mi abbandonano, e stende la mano verso Bauci. Bauci si avvicina a lui dicendo: anche io sento che qualcosa mi sta abbandonando, moriremo insieme come avevamo sognato. I due a poco si vedono trasformare in foglie, in rami, e i due corpi degli anziani coniugi diventano due alberi che stanno davanti a questa casa divenuta un tempio. Così la gente ricordava di avere visto una casa trasformata in tempio con due bellissimi alberi che continuavano ad adornarla. La devozione, la fedeltà e l'amore coniugale si trasferiva in questa immagine facilmente leggibile da chiunque. Per chi volesse continuare a seguire queste nostre chiacchierate su Raccontando il Mito, può seguirci nel portale latecnicadellascuola.it o negli altri social, adesso nella diretta.